16 maggio. Allora, dopo la scorpacciata della settimana scorsa, questa settimana escono 3 film. Quindi saremo velocissimi. E non ne trascureremo nessuno, attenzione. Il primo film è A Lady in Paris, o A Lady in Paris. Film belga, francese, estone del 2012. È una storia di due donne molto diverse che sono costrette a convivere. Una è una vecchiaccia insopportabile che fa di tutto per essere odiata, e l'altra invece è la sua badante. Un film, insomma, sembra abbastanza carino, molto delicato, forse troppo delicato. Guardatevi il trailer perché non dice molto più di quello che potrei dirvi io, in realtà dice tutto il trailer. Esce anche un altro film che si chiama Ameriqua, che io credo di averne già parlato, quindi secondo me hanno spostato l'uscita proprio per torturarmi. Anche se non riesco a capire come io abbia fatto a dimenticare un film che ha contemporaneamente nel cast Bobby Kennedy 3 o terzo, Alec Baldwin e Giancarlo Giannini. Comunque, stavolta, rispetto a differenza della scorsa volta, ho visto il trailer che è assolutamente insopportabile, perché sembra un mix tra un film degli anni 80 con Claudio Amendola e un film di Tarantino, di un clone di Tarantino riuscito male. Una cosa allucinante, con l'aggravante della presa diretta all'italiana, cioè non si capisce una mazza, però in inglese. Ameriqua. Vabbè, parliamo di cose serie, parliamo del film consigliato della settimana, il film di punta, perché questa settimana esce finalmente, dopo essere stata annunciata l'uscita a Natale, esce Il Grande Gatsby. Il Grande Gatsby, Castellare, Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire. Regia di Baz Luhrmann, che è lo stesso di Moulin Rouge. Tratto naturalmente dal famoso romanzo di Francis Ford Fitzgerald. Dal trailer il film promette di essere una festa per gli occhi, speriamo che anche sia una festa per il resto del corpo. È un film in 3D. Abbiamo finito, passiamo al concorso. Allora, il primo indizio era questo, è un film di fantascienza del 2000. Il secondo indizio, il protagonista è lo stesso di un altro film che esce settimana prossima. Il terzo indizio, a questo punto lo dovete indovinare, se no siete veramente scarsi. Il protagonista è Vin Diesel.